carità, che non ti voglio, son della mia, son dell'allegro, son della mia, vivo l'amore. Non viva, vivo l'amore. Una ricchezza, no? Era visto come tale. È un elemento culturale perché è un elemento del territorio. Il territorio esprime anche questa cultura dell'olio. Hai mai interrogato uno di questi olivi? Quel 17 dicembre, molto freddo, del 94, nascono le città dell'olio. È il territorio che fa nascere questa necessità, queste città di identità. No? Il territorio è identità. Questa culla che è stata Larino, con tutti i paesi intorno, c'erano 32-33 città. Oggi le città dell'olio sono oltre 350. Merito grande l'Associazione delle Città dell'Olio, uno in particolare è quello di aver sviluppato, stimolato, suscitato un interesse culturale dentro all'olio. Credo che dopo 20 anni c'è bisogno di fare il punto della situazione e di dare quella spinta, quella forza al prodotto per salvaguardare il territorio. Il paesaggio io lo vedo come una foto splendida del territorio. Le nostre ricchezze dove stanno? Dove si possono trovare le nostre felicità? Se non in quello che tu hai. È importante fare squadra, il sole non si arriva da nessuna parte, no? Per fare questo lavoro ci vuole molta passione. Poter estrarre un olio sempre più di qualità. Penso di essere riuscito a produrre, ovviamente, con un buon olio, un buon olio. Nostro Molise. La cosa più bella, me lo dico, quando metto quel filo d'olio su un pezzo di pane. Come se andassi l'estate. Filo d'olio la storia anche di questa realtà.